che ancora una volta l'abbiamo visto lontano. Le politiche dei commissariamenti hanno prodotto solo disastri, disastri nella nostra città e non solo. Vengono pignorati i conti del Comune di Napoli per una vicenda del 1980, pensate un poco, commissariamento post terremoto, per un debito che deve esaudire nella quasi integralità il governo della Repubblica Italiana e che, siccome sono lavori realizzati nel Comune di Napoli, i creditori hanno ritenuto bene di pignorare i conti presso la tesoreria del Comune di Napoli. Quindi noi l'affrontiamo con la giusta determinazione, con la giusta tranquillità, ribadendo chiaramente che non solo non è nostra responsabilità, ma anzi paghiamo come città errori, nefandezze e scelleratezze del passato, al netto poi, come dire, delle cause giudiziarie che non sono molto rapide in questo caso nel nostro paese. Siamo arrivati dopo 30, quanti anni? 80 ad oggi, fate un pochino il calcolo, 90, 2000, siamo a 36 anni. Noi non solo paghiamo il dissesto finanziario delle gestioni Ervolino e Bassolino, andiamo addirittura al post terremoto. Siamo qua, supereremo anche questo momento difficile con la capacità che ci contraddistingue, la tenacia, la determinazione, e ovviamente il governo si assuma le sue responsabilità. Io non voglio credere, e mi fermo qua, che ci sia anche una speculazione politica su tutto questo. Siccome in questi 5 anni e mezzo però ho visto di tutto, mi auguro che non sia così. E per smentire questa mia legittima preoccupazione, mettiamola in questo modo, ci attendiamo anche che ci sia un elemento di chiarezza da parte del governo. No, Napoli Servizi non ci sta niente di tutto questo. Non vi preoccupate, Napoli Servizi hanno pagato gli stipendi come sempre, non solo sbagliati gli stipendi, ma verranno anche assunti 26 dipendenti residui, eccetera. Non creiamo allarmismi che non ci sono, sono dinamiche interne all'azienda, non c'entra niente il comune, non c'entra niente il pignoramento. Finalmente non ci sono conti a rischio, non ci sono stipendi a rischio, non c'è nulla a rischio, poi verificheremo. Se chi deve intervenire non interviene, noi sappiamo come muoverci in queste vicende. Io adesso devo capire se è una questione tecnica o una questione politica, perché ovviamente la risposta cambia a seconda se è un fatto tecnico o un fatto politico.